Allora, buongiorno, benvenuti a tutti. Ringrazio la carta stampata, la televisione, tutti gli astanti, tutti presenti. Oggi facciamo un annuncio molto importante per la nostra stagione turistica. In un momento estremamente delicato e sensibile della nostra storia, uscendo, diciamo, io sono sempre ottimista, da un periodo di restrizioni sociali e difficoltà legate alla pandemia, avviandosi verso una stagione estiva che promette, dati alla mano, proiettivi, veramente un incremento molto importante dell'accoglienza turistica, anche forse in virtù del fatto che il Grosseto, la Maremma, con la sua distanza, con la sua vastità, con la sua vasta antropizzazione, è sicura per natura. Ricordo l'anno scorso facendo una riuscitissima campagna elettorale proprio con questo motto, e quindi quest'anno stiamo cercando, in questo caso specifico, di migliorare le condizioni del trasporto, ideando un servizio apposito che già anche l'anno scorso fu messo in atto, grazie ovviamente agli attori che adesso citerò, perché ognuno ha partecipato a questa possibilità nell'ambito delle sue funzioni e competenze, con il suo impegno, con la sua persona, e quindi creando un lavoro di sinergia che io sempre ammiro, sempre apprezzo, perché come territorio dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere complementari e sinergici, soprattutto in questo momento in cui è assolutamente necessario ripartire anche dal punto di vista economico congiunturale, appunto aspettando una stagione estremamente ricca dal punto di vista dell'affluenza turistica. Noi abbiamo dei patrimoni paesaggistici, ambientali meravigliosi. Io ringrazio sentitamente il mio vice sindaco, assessore al turismo del comune di Grosseto, che è qui alla mia destra, che mi sorregge anche in questo momento, che la mia schiena fa un pochino di bizze, Luca Cresti, Fausto Turbanti, che oggi non è potuto essere presente, ma che so che si è impegnato molto, assessore alla mobilità del comune di Grosseto. Ringrazio il consigliere provinciale con delega alla viabilità, Marco Biagioni, il nostro meraviglioso presidente del Parco della Maremma, Lucia Venturi, qui alla mia sinistra, il direttore Enrico Giunta, con il quale l'anno scorso, mi ricordo, andiamo anche a fare qualche sopralluogo, che dimostra sempre grande passione, grande attaccamento, ma soprattutto una caratteristica che a me piace molto nella pubblica amministrazione, oppure nelle amministrazioni in generale, cioè quella volontà di risolvere il problema. Perché molto spesso, se non c'è questa volontà, anche i problemi piccoli diventano insormontabili. Quindi grazie al direttore. E ringrazio, anche se non è presente, ma è rappresentato dal nostro presidente Rama, consigliere TM Guido Del Milani, che ringrazio a mia volta, anche il presidente TDM Massimo Dindarini. Quindi noi stiamo, attraverso questa sinergia di cui facevo cenno, creando una dotazione per quanto riguarda la Marina di Alberese, che è una delle mete più ambite del nostro meraviglioso territorio, un servizio capillare specifico di trasporto pubblico, ovviamente mantenendo intatte tutte quelle necessità di salvaguardia delle nostre bellezze selvagge ed incontaminate della nostra spiaggia e del parco. E quindi con questo auspicio e con questo indirizzo facciamo in modo che i turisti che verranno a gioire e a godere dei nostri territori possano godere di un angolo di pace, di serenità, di tranquillità e anche di rilancio motivazionale verso veramente un futuro dove l'Italia sarà chiamata a fare un grandissimo sforzo, come si è spesso uscendo dal dopoguerra. Quindi io, avendo ringraziato e avendo fatto l'inquadramento, non posso che ricordare la sensibilità che questa amministrazione ha sempre dimostrato di avere in passato, nel presente, ma soprattutto nel futuro, soprattutto nella capacità di captazione di finanziamenti sul PNRR, sul Reaction EU, sul Recovery Fund, sul Complementary Fund, dove l'aspetto del verde, del green, quindi tutte cose che sono a noi molto, molto care, avranno un sostegno molto importante. Si parla di quasi 69 miliardi di euro. Come amministrazione comunale abbiamo già creato un nucleo tecnico di resilienza in collegamento con le associazioni di categoria di stakeholder, perché questo è un tema a noi molto caro e sarà sicuramente il fulcro, il perno di ripartenza anche della nostra economia. Come Grosseto abbiamo fatto tante attività sulla mobilità dolce, la mobilità sostenibile, il piano dell'utilizzo della mobilità sostenibile, penso a Piedibus, penso a Vivendici, penso alle zone 30, ma penso anche a tante altre cose che sicuramente hanno enfatizzato questo aspetto.
Quindi volevo dirlo perché è una questione molto importante, molto inerente anche alle meraviglie del Parco della Maremma, e quindi ringrazio ancora una volta, prima di passare la parola a chi mi succederà negli interventi, tutti coloro che hanno reso questa cosa possibile verso una estate veramente meravigliosa. Grazie a tutti, passo quindi la parola al mio vice sindaco, assessore al turismo del Comune di Grosseto, Luca Mestri.